Ok ragazzi, eccoci con la seconda parte di Kill Bull, che poi tradotto in inglese che dovrebbe significare? Che tradotto in inglese dovrebbe essere uccidi chi? Occhio qua. Qua è qua, raga. No, guarda, non ho parole, cribbio. E che Christian, madonna. Non andate mai sopra questi barili perché proprio va a finire male, raga. Ah, ma noi siamo ancora nell'arena. E ho sbagliato a dividerlo in due parti, cazzo. Ora ci sarà da ballare qua. No. Subito. Il sombrero della muerte. Il sombrero della muerte, cioè avete capito, Morales stava per dire i suoi coglioni, ma invece sono i suoi tori che sono questi qua, questi wrestler. Eug, li vedi questi wrestler? Il sombrero! Chi ho dominato? Chi ho dominato? Perfetto. Ma è possibile che io sto morendo ogni santo secondo? Sono stato zitto, ragazzi, del semplice fatto. Questi però non muoiono. Do cazzo stanno? Ve l'ho detto, raga, che ora questi sono i suoi tori. Mannà. Occhio di bue. Muoviamoci, raga, sto andando. Aspetta, io ho il lanciagranate. Perfetto. Usiamo il lancia. Aspetta. Ah, questi lanciano pure. No, no, raga, uso il tornado di Ramiro, scusatemi, perché ora non ce la faccio. Vedi se non muoiono sti wrestler. Che poi, ragazzi, ricorda. E questo è quello che piace a Eug. Sono questi tipi qua, tutti pompati, con le maschere. Ma ricordatevi che in Spagna, anzi in alcune parti del Messico, pardon, ci sono questi tizi qua mascherati, che sarebbe la lotta libera mascherata. Mannaggia. Wow. Dai. Addirittura quello sta morendo. Occhio. Me la sono vista nera comunque, ve lo dico. Sì, sì. Tanto fail su fail. Ora dobbiamo uccidere Morales, raga. Era un altro. E infatti. Mossa piccante. Prendiamoci la vita. Carichiamo le armi. Pronti ragazzi per affrontare Morales? Questo è per la sorpresina, mucchio di merda. Pronti? Vai! Vai, alien! Il Mario.
Sentitelo lì? Madonna, quanto mi piace sta mossa. Ehi, ciccione, hai un culo più grande di una casa. Mi fa morire il suo carisma, mamma mia, di Ramiro. Grande personaggio, eh? Ho la chiave. Ok, andiamo raga, ve l'ho detto. Non è stato facile perché Morales, come avete visto, teneva due fucili a canne mozza. Ecco la cassaforte. Tommy, non vorrei chiederti aiuto, ma ho un problema. La cassaforte è collegata a una bomba. Ok, tranquillo. Vedi i due fili? Sì, uno blu e uno rosso. Taglia quello blu. Ma sei sicuro? Sì, taglialo. Stupido figlio di quello sbagliato. È partito il conto alla rovescia. Smetti di lamentarti. Prendi la busta e levati di lì. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta, praticamente abbiamo ucciso Morales e ora dobbiamo proseguire con la storia, perché diciamo che il succo chiave di Total Overdose è morto, che Morales si era venduto e praticamente non c'era una era quella cassaforte dove c'era la droga, i documenti e c'era una bomba allo stesso tempo. Molto ma molto interessante. Vabbè ragazzi, vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.